Pitagora era un filosofo che dava i numeri. Un po' perché secondo la tradizione pare che abbia lasciato ai suoi discepoli una serie di regole orali, gli acusmata, molte delle quali non possono non sembrare del tutto strampalate. Vuoi saperne qualcuna? Non lasciare nella cenere la traccia della pentola. Non avere rondini sotto il tuo stesso tetto. Non fare la pipì in direzione del sole. Non fare la pipì, a quanto pare Pitagora ce l'aveva con la pipì. O fermarti su unghie o capelli tagliati. Metti sempre per prima la scarpa destra e altre robe del genere. Io da mancino metto sempre per prima la scarpa sinistra. Pitagorismo proprio non fa per me. Ma Pitagora dava i numeri anche perché, come si sa, ci parlava di matematica. E cosa ci racconta di bello sulla matematica e sui numeri? Ci racconta, ad esempio, che bisogna partire dall'1, che è il punto. Poi se all'1 aggiungiamo 1, c'è il 2, che sono due punti che possono essere congiunti da una linea. Poi se aggiungiamo ancora 1, c'è il 3, che sono tre punti che formano i vertici di un triangolo e così abbiamo la figura piana. E per finire aggiungiamo un 1 ancora ed ecco il 4 e con 4 punti voilà la figura solida. Cioè immaginati un triangolo su un piano, poi ci metti un punto sopra, unisci tutti i vertici e quello che ottieni è un poliedro, parola che non usavo dai tempi del liceo. Guarda tu cosa mi fate tirare fuori, con facce triangolari. Lo sanno tutti che a Pitagora piacevano i triangoli. Non a caso quel teorema lì si chiama teorema di Pitagora, mica di Eudosso di Cnido. Insomma, ecco come la matematica diventa geometria e, in sostanza, può rappresentare tutte le cose. E poiché, come abbiamo visto, tutto nasce dall'uno, per Pitagora l'uno ha uno status particolare. È indivisibile e originario, cioè non c'è nulla che venga prima dell'uno. Considera che all'epoca di Pitagora non c'era ancora lo zero. Per quello dobbiamo aspettare che gli arabi lo rubino agli indiani e lo portino in Occidente. L'uno per Pitagora è alla base di tutte le cose, proprio come per Gary Keller, The One Thing è alla base dei risultati di successo che otteniamo nel lavoro, nello studio e nella vita. E che cos'è questo One Thing o una cosa di cui ci parla Keller? È quella che risponde alla domanda: cos'è quell'unica cosa che posso fare, tale che, facendola, tutto il resto sarà più semplice o non necessario? Cioè, non è che esiste un'unica cosa in assoluto. La tua una cosa nel tuo contesto specifico la devi trovare tu rispondendo alla domanda che abbiamo appena detto. E se guardiamo la domanda più da vicino, scopriamo alcuni risvolti interessanti. Cos'è quell'unica cosa che posso fare? Ci dice che benché possiamo considerare diverse opzioni, dobbiamo sceglierne solo una e una soltanto. Inoltre, questa unica cosa deve essere una cosa che posso fare, non che potrei, dovrei o vorrei fare, ma che effettivamente posso. Il che ci porta a focalizzare la nostra scelta non sulle intenzioni, perché, come si dice, a essere lastricata di buone intenzioni è la strada per l'inferno, ma sulla nostra effettiva capacità operativa, tale che, facendola, ci suggerisce che quell'unica cosa non dobbiamo semplicemente farla, ma la dobbiamo fare con uno scopo ben preciso, il che significa che se la facciamo succederà qualcosa di rilevante per noi. Tutto il resto, sarà più semplice o non necessario, ci suggerisce che la nostra one thing, unica cosa, se la troviamo e la facciamo bene, ci solleva da un sacco di impegni o di obblighi, che non sono più necessari. Oppure anche ci dice che tutte le cose che dovremmo fare per raggiungere il nostro scopo, adesso sono alla nostra portata, perché sono più semplici. Questa domanda poi può essere usata per fissare gli obiettivi dal breve al lungo periodo o dal lungo al breve. Ad esempio, se mi do un obiettivo a 5 anni e trovo quell'unica cosa che devo fare per raggiungerlo, poi posso ridurre il campo di osservazione e trovare all'interno di quell'unica cosa l'unica cosa che devo fare quest'anno per avvicinarmi all'obiettivo e poi l'unica cosa che devo fare questo semestre per avvicinarmi all'obiettivo dell'anno e poi l'unica cosa di questo trimestre per avvicinarmi all'obiettivo del semestre e poi l'unica cosa di questo mese e poi di questa settimana e poi di oggi e poi di adesso. In questo modo non solo resto focalizzato e tengo la rotta sull'obiettivo principale a lungo termine, ma riesco a visualizzare con chiarezza tutti i singoli passi che devo fare nel dettaglio per raggiungerlo. E considerando poi che ogni viaggio inizia sempre muovendo un primo passo, potremmo proprio dire pitagoricamente che dall'una cosa di Keller possiamo davvero arrivare a tutte le cose. Ovviamente per mettere bene in pratica questi consigli bisogna restare concentrati lungo tutto il percorso e non distrarsi. Ecco allora che dobbiamo prenderci almeno 3 impegni, vale a dire seguire il cammino della maestria. E su questo Keller si ispira a George Leonard e al suo Mastery, che qui non ti racconto perché ne ho già parlato in un altro video. Quindi se vuoi guardati il video, basta cliccare sul link qui sopra.
passare da una mentalità imprenditoriale a una mentalità risoluta. Oh, adesso non è che gli imprenditori non sono risoluti, però per spiegarci cosa vuol dire, Keller ci butta lì una domanda apparentemente innocua, ma che in realtà ha una bella potenza dirompente. Quello che stai facendo, lo stai facendo puntando a fare semplicemente il meglio che puoi, o lo stai facendo puntando a farlo nel miglior modo che può essere fatto? La mentalità imprenditoriale è fare le cose il meglio che possiamo, ovvero sfruttando al massimo le nostre abilità, il che in sé sembra super cool, beh, senz'altro è meglio che fare da svogliati o senza impegno. Ma c'è un modo ancora migliore, ovvero mettere al centro della prospettiva la cosa da fare e non le nostre abilità, e cercare di farla al meglio. È così che ci spingiamo sempre più in avanti, sviluppiamo nuove competenze e rompiamo gli attuali limiti di quello che sappiamo fare. Prendi ad esempio fare legna nel bosco. Non hai mai fatto legna nel bosco? Ci vediamo a dicembre nel mio, così mi dai una mano. C'è una bella differenza tra la mentalità imprenditoriale, che ci spingerebbe a imbracciare un'ascia e iniziare a buttare giù un albero, cosa che richiede tanto tempo, molto sforzo e incredibile fatica. Esattamente le caratteristiche opposte della one thing. E una mentalità risoluta, che invece ci spinge a cercare una motosega, imparare a usarla e fare in una mezza giornata il lavoro che con un'ascia faresti in un mese. Se basta, parola di boscaiolo. In sostanza, non concentrarti su quello che riesci a fare tu, ma sul miglior risultato che si può ottenere. Assumersi le proprie responsabilità. Prendere su di sé e solo su di sé il carico della responsabilità dei risultati di quello che si fa è la cosa più importante, che ci permette di arrivare a realizzare nel modo migliore i nostri obiettivi. Il che significa che dobbiamo evitare scrupolosamente l'atteggiamento da vittima. Hai presente quelli che, se solo gli altri capissero, se solo non mi fosse capitato, siete voi che non capite? Ecco, quella roba lì. Facciamo un esempio facile facile per vedere quello che sta dietro a questi due atteggiamenti. Iniziamo con la vittima. C'è un problema? La vita è piena di problemi. La vittima non si fa domande, o quantomeno non si fa le domande giuste, ed evita come la morte di guardare in faccia la realtà. Si ostina a restare sulla sua posizione anche se la realtà racconta una storia diversa. Oh, la realtà è la realtà. Se la ignori, prima o poi ti casca addosso, e se non sei abituato ad averci a che fare, prepara tante bende e un sacco di pacchi di cerotti. Incolpa gli altri del problema, perché se non sei abituato a vedere le cose come stanno, è difficile che tu ammetta che è una tua responsabilità. E trova ogni scusa per sostenere la propria posizione. Non competeva a me, non è una mia mansione, ho fatto solo quello che mi hanno detto di fare, eccetera, eccetera. Il risultato è molto spesso il fatalismo. Del tipo, speriamo bene, ma se deve succedere un guaio, succederà. No, bene fare la vittima. Ecco invece la persona responsabile. C'è un problema? Eh sì, anche alle persone responsabili capitano i problemi. Cerca di capire come stanno realmente le cose, facendosi delle buone domande. Riconosce che le cose stanno in quel certo modo, cioè riconosce che la realtà non sempre si allinea col proprio punto di vista o le proprie aspettative. Si assume la sua responsabilità, pensa, dipende da me risolvere il problema, quindi cerca una soluzione. Risultato? Inizia per primo a mettere in pratica qualcosa che funziona davvero. Molto meglio così, no? Il punto è essere chiari con se stessi sul ruolo che abbiamo negli eventi della nostra vita ed essere sempre disponibili ad affrontarli in prima persona. Oh, è chiaro che se sei fermo al semaforo rosso e uno ti arriva da dietro, ti dà dentro e ti sfascia la macchina, in quel caso è indiscutibile che è colpa sua, e glielo puoi anche dire, perché questo non è atteggiamento da vittima, è una sana e lirica furia. Che cacchio. Ma lirica, mi raccomando che sia lirica. Insomma, maestria, risolutezza e responsabilità sono le tre cose che dobbiamo coltivare per restare concentrati sull'obiettivo della nostra one thing. Ma ci sono anche cose che non dobbiamo fare. Per la precisione, 4, che adesso vediamo veloci veloci. Non dobbiamo dire sempre di sì, anzi dobbiamo imparare a dire più no possibili. Il nostro sì è quello che diciamo alla nostra one thing, e tutte le altre cose che ci tolgono tempo, ci distraggono e ci rallentano verso l'obiettivo, meritano un bel no. Come ha detto una volta Steve Jobs, quando pensi alla focalizzazione, pensi che focalizzarsi consista nel dire di sì, e invece no, focalizzarsi consiste nel dire di no. Adesso non so se era proprio così, ma insomma ha detto una roba del genere. Non dobbiamo avere timore del caos. Quando puntiamo a raggiungere un obiettivo o un risultato straordinario, qualsiasi cosa significhi per te straordinario, il caos è assicurato, è sempre dietro l'angolo, e questo fa parte del gioco. Fare le cose con la paura di incontrare qualche problema qua e là è un ottimo presupposto per non iniziare mai a fare nessuna cosa. A me è capitato spesso di non iniziare a fare finché non avevo tutto sotto controllo
e sistemato nei minimi dettagli. Poi, dopo anni, mi sono tardivamente accorto che avere tutto sotto controllo è impossibile e che è meglio iniziare a fare le cose, ovviamente con criterio, e sistemare i casini man mano che nascono. L'importante è essere preparati all'idea che potrebbero nascere, e già questo ti mette nella buona disposizione di affrontarli in modo risoluto, come si diceva prima. Non dobbiamo mantenere abitudini dannose per la nostra salute, anzi le dobbiamo evitare del tutto. Questa sembra un po' un'americanata, ma se ci pensiamo bene, più ci teniamo in forma e più possiamo essere efficaci in ciò che facciamo. Quando il nostro fisico è in equilibrio, allenato quel giusto e nutrito quel giusto, la nostra mente segue a ruota e poi anche viceversa. Era Giovenale che diceva mens sana in corpore sano, mica un americano. Ergo, la nostra One Thing ha bisogno che noi iniziamo a trattarci bene. Per finire, non dobbiamo stare in un ambiente che non sostiene i nostri obiettivi. E te lo dice non solo Gary Keller, ma anche un friulano valligiano in mezzo ai friulani della valle. Qui un florilegio di tanto non funziona, cosa ci provi che tanto non riesci, ma non vedi che l'ha fatto lui meglio di te, cosa ti metti a farlo anche tu? Cioè, contro queste iniezioni di friulottimismo devi avere almeno lo scudo galattico di Godan. Te lo ricordi Godan? Quel robot componibile che diventava un'aquila, un drago, una tigre e anche un altro paio di cose. Insomma, cartoni degli anni 70 a parte, il nostro Gary Keller ci dà un sacco di buoni consigli, ma ce n'è uno in particolare che ancora non ti ho detto. Se vuoi scoprire qual è, la tua One Thing adesso è andare in descrizione qui sotto e cliccare il link ai contenuti extra su questo libro. E ora chiudiamo in bellezza tornando a Pitagora, che ci diceva che l'uno è l'origine di tutte le cose. Pertanto sii pitagoricamente originario anche tu e fai uno like a questo video e uno follow al mio canale. Adesso dimmi tu dove lo trovi uno che ti fa fare un like filosofico così. E poi dicono che la filosofia non serve a niente. Ma...